Oggi noi dall'Associazione Abilmente Uniti, in collaborazione con Francesco Foggia, abbiamo voluto festeggiare il Natale con i nostri ragazzi speciali e bisognosi, proprio per dare a loro un po' di calore umano, per dare armonia e allegria alle loro famiglie, dare un senso al Natale, a tutti quei bambini che vorrebbero festeggiare il Natale nel modo più autentico e sereno, dandone un significato più profondo, riportare con questa festa la centralità della famiglia, l'importanza essenziale che questa ha nella crescita spirituale dei ragazzi. Quante volte le famiglie vengono abbandonate ai loro destini, vengono isolate, emarginate, non vengono capite, sostenute, appoggiate ed incoraggiate ad affrontare le difficoltà che una disabilità comporta. Essi stesse si sentono sole, escluse dalla vita sociale, demoralizzate, amareggiate. Questo è il senso di questa festa, ridare un po' di allegria a tutti. Ed è per questo che noi famiglie ci siamo uniti in un'associazione, per confortarci fra di noi e aiutarci proprio nel bisogno, dandoci forza e coraggio reciprochi nel momento di difficoltà, quel momento che tutti noi abbiamo passato e che a stento siamo riusciti ad emergere. Noi vogliamo dire alle famiglie che ora noi siamo presenti con l'associazione, dando il giusto incoraggiamento e, come dice Foggia, con i fatti. Da ora in poi non sarete più sola. Affronteremo insieme le varie battaglie che si presenteranno senza temere niente e nessuno, fieri della nostra dignità. Ringrazio tutti i cittadini e le attività commerciali che ci hanno sostenuto, creando una vera catena solidale. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Ringrazio Francesco Foggia, che quest'anno è diventato un po' Babbo Natale per questi bambini, facendo una vera magia natalizia. Innanzitutto ringrazio tutte le associazioni che sono intervenute stasera qua nella nostra gelateria. Come ditta e famiglia Lamia, noi abbiamo pensato di essere partecipi con il sociale e farle augurare un buon Natale a tutti i bambini. E ringrazio Ciccio Foggia e grazie ancora e buon Natale a tutti. Ho voluto partecipare oggi con grande gioia e grande onore che sono stato convocato qua dall'amico Ciccio Foggia per questa bellissima festa, come vedete, che si svolge sul sociale dei ragazzi che sono figli della nostra città, un po' disagiati magari, cose. Io ho voluto partecipare a questa festa con il mio contributo, dando a tutti i ragazzini un panettone, altri hanno partecipato con vari regali. Ora sono contento di essere qua, sono felice e ogni qualvolta Francesco Foggia mi invita a queste feste mi riempie il cuore, perché è una cosa molto bella e molto di carattere fare una cosa del genere. Poche persone si occupano di questo. Uno dei pochi è Ciccio Foggia e io sono grato a lui per questo. Mi emoziona perché, come padre, sinceramente una cosa del genere diciamo che mi rincuora il cuore, visto che il Natale deve essere bello per chi ha la famiglia, perché ogni figlio ha la sua famiglia a disposizione, e anche per chi non ne ha o per chi magari sta male per altri motivi fisici e altro. Quindi io sono contentissimo e ringrazio Ciccio di avermi coinvolto in questa festicciola, sono contentissimo di fare parte di questa festicciola oggi. Mancano pochi giorni al Natale, oggi siamo qui a festeggiarlo insieme a tutti questi bambini dell'associazione di Mazara del Vallo. Ringrazio il consigliere Foggia per avermi invitato, io nel mio piccolo come attività commerciale ho potuto contribuire per quello che ognuno oggi può fare. Il Natale è speciale, il Natale è per tutti ed è giusto che tutti si meritano un Natale sereno. Sono contento, guardando le facce dei bambini, gioiosi perché ci vogliono questi incontri, stare insieme, quelli che stanno male stanno bene, perché nel mondo oggi tutti stiamo un po' male, ma la gioia. Soprattutto vorrei ringraziare gli organizzatori di questo evento, perché i giovani, i bimbi soprattutto da Mazara 2, dalla Paga San Antonio e da Costiera San Giuseppe sono venuti, sono contenti che mai visto quella cosa simile, che fa gioire, che ricorderanno per sempre. Voglio ringraziare a Ciccio Foggia che si prodiga molto per fare queste cose, per dare la gioia. Grazie a tutti voi.
Che dire, basta poco. Oggi siamo qui a festeggiare la festa del panettone, è la prima edizione, spero che ce ne saranno tante altre, ma una cosa è certa, questo è un Natale per tutti. Siamo riusciti grazie alla collaborazione di molti mazzaresi, grazie alla collaborazione di molte attività della città di Mazara del Vallo a regalare questa bellissima giornata. Ringrazio la gelateria Mazara della famiglia Lamia che si è messa a disposizione. Questo è l'ennesimo evento che si fa sempre per il sociale. Ci sono ragazzi che spesso vengono dimenticati o sono abbandonati a se stesso. Abbiamo anche l'associazione Abilmente Uniti che è stata grazie a me promotrice di questo bellissimo evento, ci sono tante altre associazioni presenti. Questo è il vero Natale, lo spirito giusto, regaliamo i sorrisi, regaliamo le gioie. Quest'anno oggi abbiamo deliziato questi bambini di una giornata importante, all'insegna del sorriso, del sano divertimento. Ci saranno donati dei regali, proprio regalati da cittadini mazzaresi. Questo è il vero obiettivo, non ci possiamo dimenticare di persone che hanno bisogno. Noi ci siamo, le associazioni ci sono vicine, abbiamo qui quartieri di Mazara 2, di Borgata Costiera, ma non solo, abbiamo l'Orchidea, ci sono tante altre associazioni, tutto ciò nell'interesse comunque di fare una forte aggregazione sociale. Il sociale è prima di tutto, noi non ci siamo dimenticati, noi non ci dimentichiamo. Ringrazio Chimico Adiova per realizzare tutto ciò, ringrazio TeleBS che ogni anno dà testimonianza degli eventi che comunque di solito organizziamo. Ogni anno si fanno le manifestazioni come il gelato gratis, le giostre gratis, il circo gratis, ma noi non ci fermiamo qui, siamo sempre a disposizione perché troviamo conforto tutti i mazzaresi. Mazara c'è, Mazara è presente e io oggi proprio voglio ringraziare la città di Mazara del Vallo.